Ciao a tutti, gente. Cosa fareste nel caso vedeste un bambino abbandonato, magari accusato di essere uno stregone? Insomma, una minaccia creata da una superstizione. Se tutti vi dicessero che quel bambino va abbandonato, siete i tipi di persone che seguono ciecamente la cultura anche quando danneggia o siete diversi? Cioè, riuscite a comprendere quando la cultura non è così giusta? A tutte queste domande una donna danese ha risposto in un modo bellissimo con i suoi gesti e lo vedremo nella storia di oggi. Che dire, se siete seduti o sdraiati una mezza via, quindi sedurati, partiamo! Anja Ringren-Loven era una ragazza come le altre. Andava a scuola negli anni 90 con una famiglia benestante alle spalle che le dava sostegno. La sua vita era un continuo susseguirsi di normalità. Non si annoiava, ma nemmeno si divertiva. Anzi, non riusciva a trovare un vero motivo per continuare a impegnarsi così tanto nella vita. Non era triste o depressa, semplicemente si chiedeva cosa avrebbe fatto in futuro, un po' come tanti di noi, o no? Nel 1998, dopo essersi diplomata, ha cominciato a cercare la sua strada. Fece un viaggio in Israele con sua sorella, per poi tornare velocemente in Danimarca, suo paese di origine, per assistere la madre che aveva una malattia terminale. Prima di morire, le disse che aiutare gli altri poteva essere un obiettivo nella sua vita. Anja capì così di voler seguire il consiglio della madre. Ai tempi aveva anche trovato lavoro in un negozio di vestiti, diventando anche manager. La sua carriera era veramente in un punto molto alto e poteva salire ancora di più volendo, ma come detto prima le mancava qualcosa. Così un giorno decise di unirsi a dei volontari per un viaggio di 3 mesi in Malawi. Proprio qui ha cominciato a conoscere veramente il mondo e trovare finalmente la sua strada. Rimase senza parole davanti alla povertà e al bisogno di aiuto di alcune persone. Vide dei posti che nemmeno avrebbe immaginato esistessero. Era abituata ad andare in vacanza anche in paesi poveri, ma raramente vedeva il lato oscuro di quei paesi, visto che se ne rimaneva per lo più nel suo hotel. Passati 3 mesi, lei stessa era cambiata, voleva fare qualcosa di concreto e cominciò a pensare seriamente al mondo degli aiuti umanitari. Nel 2012 mollò tutto quanto. Intendo tutto ciò che riguardava la sua vecchia vita. Lasciò il suo lavoro ben pagato da manager e vendette ogni singola cosa in suo possesso, compresa la casa. Ne prese una in affitto piccola e insignificante, in cui sarebbe tornata soltanto di tanto in tanto. La maggior parte del tempo l'avrebbe speso andando in giro per il mondo, nei posti dove serviva di più, specialmente in Nigeria. Con i soldi fondò un piccolo ufficio per gli aiuti umanitari, una sua onlus con l'intenzione di cambiare veramente qualcosa. I suoi amici la presero per pazza, mollare una vita così bella per andare nei posti più malfamati del mondo, ma a lei non interessava la loro opinione. Si diede da fare e nel giro di pochi anni la sua onlus venne riconosciuta tra le migliori. Si occupava specialmente, come detto prima, della Nigeria, un paese che nascondeva culture e religioni molto oscure con credenze che portavano ad abbandonare i loro stessi figli per strada. Proprio in questo modo trovò Hope. Nel 2016 Anja divenne nota e famosa anche su internet grazie a una foto, cioè quella di lei che dava da bere a un bambino con la pancia gonfia e l'aspetto trasandato a causa della mancanza di cibo. Durante una delle sue solite perlustrazioni in giro nei vari villaggi, Anja trovò appunto questo bambino a girovagare da solo per le strade. Dopo avergli dato qualcosa da bere, chiese in giro come mai fosse in quello stato. Era stato abbandonato a quanto pare dai suoi stessi genitori perché ritenuto uno stregone. In alcuni villaggi nigeriani e in Africa in generale, le religioni e le culture sfiorano la follia a causa di superstizioni. Se si ritiene il proprio figlio sia un demone o comunque un essere strano già alla nascita, bisogna abbandonarlo. Più di 30.000 bambini ogni anno vengono lasciati per le strade così. Hope all'età di un anno è stato abbandonato e ha continuato per 8 mesi a girovagare per strada, mangiando ciò che gli veniva lanciato per terra dalla distanza. Infatti in pochi si avvicinavano, anzi nessuno si avvicinava né per parlargli né per aiutarlo veramente. Proprio nell'ultimo mese stava per perdere la vita se non fosse stato per Anja, che con un volto molto dispiaciuto ha cominciato a dargli da bere. La sua organizzazione si occupa proprio di aiutare i bambini ritenuti stregoni o streghe e ogni anno si ritrova con migliaia di questi piccoli in cerca di aiuto. Spesso li vede morire davanti a lei, senza poter fare nulla, e questo la lascia con molta tristezza. Ma spesso i bambini nigeriani non vengono semplicemente abbandonati. Se uno sciamano ufficiale riconosciuto dal villaggio riconosce la malvagità di un bambino dopo aver evocato un dio dal nulla, può tranquillamente prendere il piccolo e eseguire un esorcismo.
riti simili non sono per niente belli e delicati, anzi, fanno molto male e portano a volte alla morte istantanea. Altri riti sono più tranquilli, ma comunque lasciano segni indelebili nel corpo del bambino. Anja, trovando il bambino, era sorpresa di vedere come tutti gli passassero a fianco senza nemmeno degnarlo di uno sguardo, e così facevano in quasi ogni villaggio. Questo perché le credenze e le religioni erano più forti dell'amore di un genitore verso i propri figli, ma non per Anja, lei non voleva solo guardare. Fece amicizia con moltissimi bambini nigeriani portandoli in salvo. Ad oggi ha fatto costruire un ospedale, una scuola e un centro per i senza tetto sempre in Nigeria. Comunque, dopo aver dato da bere ad Hope, che sarebbe in futuro diventato un simbolo, gli fecero il bagno e una visita medica completa per aiutarlo a rimuovere i vermi nello stomaco. Nel giro di pochissimo tempo, internet si era mossa per donare all'organizzazione della donna, che raccolse quasi $1 milioni grazie a quell'unica foto. Ma che fine ha fatto oggi quel bambino che ha mostrato al mondo il vero volto della civiltà di oggi? Beh, dopo il salvataggio era rimasto con Anja per ben 2 settimane per fare dei controlli, eccetera, eccetera. Dopodiché è stato portato insieme ad altri bambini considerati streghe, stregoni e abbandonati in una specie di orfanotrofio. Qui sta vivendo tutt'oggi una vita felice e piena di sorrisi. Anja è particolarmente legata a lui e appena un attimo va a trovarlo e gli scatta delle foto. È stata presente anche al suo primo giorno di scuola e il suo primo compleanno. Lei continua a sperare in un futuro sempre migliore per questi bambini. Durante le interviste a volte piange, pensando come alcuni genitori siano crudeli. Abbandonare bambini così piccoli senza pensarci 2 volte è qualcosa che mai avrebbe immaginato. Ma girare il mondo e creare l'organizzazione in Nigeria per aiutare le ha mostrato proprio questa facciata del pianeta. La vita di Anja è per lo più in Nigeria, infatti ha sposato un uomo del paese e ha avuto un figlio nel 2014. Torna di tanto in tanto in Danimarca, ma non si ferma mai troppo a lungo. Suo figlio, David Jr., ha circa 1 anno in meno di Hope e i due hanno legato fin da subito. Grazie a quell'unica foto la sua organizzazione è cresciuta a dismisura con l'arrivo di nuovi aiutanti da ogni parte del pianeta. Già prima era riuscita a farsi un nome, ma Hope le ha dato la possibilità di espandersi e andare anche oltre la Nigeria. Come avete visto, il mondo non è tutto rose e fiori. Ci sono posti in cui i bambini non hanno pace, vengono maltrattati o abbandonati o peggio ancora uccisi. Fortunatamente però ci sono persone disposte a tutto pur di aiutarli, come Anja, che ancora oggi continua la sua missione nel salvare i bambini stregoni e streghe. L'abbandono è frequente nei paesi africani ed è ormai la norma, ma non dovrebbe assolutamente esserlo.